quelli che urinano in strada. Salve a tutti, utenti di YouTube, da Conoscitore Italiano. Oggi tratto con voi un argomento delicato, ma al tempo stesso che trovo estremamente interessante. Perché? Perché vuoi o non vuoi, io immagino che qualsivoglia essere umano nel corso della propria vita abbia avuto purtroppo il bisogno di espletare un bisogno che definisco bisogno fisiologico, chiamato urinare. Ragazzi, tutti urinano, anche gli animali, cani, gatti, tartarughe, no? Tutti gli esseri viventi ovviamente urinano, quindi emettono l'urina, prodotto di scarto che proviene dai nostri reni. I nostri reni infatti filtrano le sostanze che non vanno bene e depurano il nostro sangue e conseguentemente parlando, vengono a ripulire il nostro organismo da tutti quegli scarti, da tutti quegli avanzi che de facto sono in più e che possono andare addirittura, non dico sempre, ma secondo me in alcuni casi, a danneggiare il nostro organismo. Va bene? Alla lunga accade questo, che noi accumuliamo sostanze di scarto. Poi ad un certo punto dobbiamo per forza di cose emetterle, farle uscire fuori. Le sostanze di scarto liquide sono l'urina, le sostanze di scarto solide sono le feci, gli escrementi. Ora, nel corso della nostra vita, io mi ci taglio le simpatiche palle che tu almeno una volta hai avuto il bisogno, quindi la necessità di urinare. Non defecare per la strada, però urinare sì. Ecco, io non ci trovo nulla di male nell'urinare per la strada, eppure però c'è sempre quel pensiero a dire: oh, oddio mio, l'hai fatta per la strada, che schifo, mamma mia, sei proprio un essere abietto, sei proprio un essere schifoso, sei proprio un essere inetto, de facto, ok? Beh, io mi stavano per ammazzare, raga. No, sto scherzando. È arrivata dietro la macchina, mi ha ovviamente lisciato, ma non mi ha toccato. Liscetto, liscio. Liscio come l'olio. Ora io non ci trovo, ripeto, nulla di male nell'urinare per la strada. Eppure però i ben pensanti, quelli che hanno una metodologia, o meglio una mentalità secondo me troppo chiusa, non si rendono conto che si tratta a tutti gli effetti di un bisogno fisiologico. Ora, cosa dice la legge? Non si può urinare per la strada, non si può urinare in un parco. Perché? Perché altrimenti ti fanno una simpatica multa. Non è che ti mettono al carcere, non è che ti portano a Regina Coeli o a Rebibbia o a San Vittore, tanto per citare alcune carceri italiane. Però ti fanno un'ammenda amministrativa, una multa, o comunque ti applicano una sanzione amministrativa, credo, no? Se non vado errato. Cioè, se i poliziotti, i carabinieri, i vigili, insomma, le forze dell'ordine ti beccano con il gingillo di fuori mentre tu vai a emettere l'urina, beh, quello che fanno in genere è applicarti una multa o comunque darti una sanzione economica. Bene, va bene? Ora, io non ci trovo, ripeto, nulla di male, però la maggior parte delle persone dicono: oddio mio, l'hai fatta. No, regà, io vi sono sincero, come sono il Conoscitore Italiano. Analizzo i comportamenti. Non c'è niente di male, ragazzi, siamo tutti esseri umani. Se c'è un uomo che sta col gingillo di fuori che fa la pipì, fategliela fare. Una donna che sta, come si dice, con i glutei scoperti e sta urinando, dov'è il problema? Ok? Ora, io non è che sto dicendo: oddio, facciamola tutti per la strada. No, questo no, per l'amor di Dio. Esistono i bagni dei bar, esistono i bar, esistono i supermercati dove a volte ci sono anche i bagni disponibili per i clienti, quindi per la clientela. Però una cosa che io mi sono accorto è che c'è sempre quella difficoltà, io la chiamo difficoltà oggettiva e soggettiva, ok? Dov'è il problema? Eppure però se ti beccano a fare la pipì ti fanno la multa. Ora,
lo trovo assurdo. Ragazzi, io ripeto, non sto dicendo che bisogna fare la pipì, o meglio, urinare per la strada. Però, se una persona ha un bisogno che non riesce a trattenere, non riesce a trattenersi perché non c'è un bagno lì vicino, o comunque non c'è un bar, fatela. Questo è il mio consiglio. È un mio consiglio, è una mia opinione, chiaramente. Non è che vi sto dicendo, fate tutti la pipì o la popò in un parco o per la strada. No, questo assolutamente no. E ben me ne guardo da dirvi questo, però io vi dico, se avete il bisogno, se avete la necessità, se siete in presenza o meglio in mancanza di un bagno o meglio di un bar, mettetevi in un parco isolato, in una zona isolata, senza nessuno, al riparo da occhi indiscreti, e fate quello che dovete fare, urinate. Non dico che dovete defecare, per l'amor di Dio, defecare no, però se dovete urinare, urinate. Tra l'altro l'urina, ho letto su internet, non so se sia vera questa cosa, che sia un ottimo fertilizzante, cioè fa benissimo per le piante. Le piante, de facto, stanno molto bene quando ricevono urina. L'urina è un fertilizzante eccellente. Quindi uno dice pure faccio del bene alla natura, perché grazie alla nostra urina la natura fiorisce, la natura si sveglia, sboccia, viene fertilizzata, punto e a capo. Poi, se non ci credete, non ci credete, cercate sul web urina fertilizzante, le proprietà dell'urina per le piante, e noterete che tutti, o meglio il web, sostiene che l'urina fa veramente molto bene per fertilizzare le piante, qualsivoglia tipologia di pianta, dalla più piccola alla più grande, dalla più grande alla più piccola. Non ci sono problemi, non ci sono problemi, punto. Anzi, fanno molto bene, punto e a capo, va bene? Io ringrazio tutti quanti, in primis per la visione di questo video di oggi, in secundis per l'ascolto, quindi io legittimo l'andare a fare la pipì in un parco o per la strada, non ci trovo nulla di male, nulla di anomalo. Certo, non è che io sto dicendo che bisogna farla per la strada, però se una persona è in una situazione di bisogno, di necessità, non ci sono bagni, non ci sono bar, e via di seguito si trova per la strada, trova un bagno, un parco, mettiti là e urina, punto. Dov'è il problema? Eppure però, oggi come oggi, la legge punisce, o meglio, non la legge, ma il codice civico, etico, punisce chi urina per la strada o in un parco. Non lo puoi fare perché sennò ti fanno una multa. Ammenda economica, ammenda pecuniaria, ma dov'è il problema, mi chiedo? Siamo tutti esseri umani, siamo tutti uguali. Iscrivetevi, commentate, ciao a tutti e guardate il sole che illumina la mia faccia.